La messa della domenica è quella dei documenti del Concilio Vaticano II. No. Il Concilio si atteneva ancora al latino come lingua normale liturgica e non si parlava di una celebrazione orientata verso il popolo. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Quasi a non farvi più attenzione. Questo cambiamento tocca anche i fedeli e vorrebbe interessare ciascuno dei presenti, distogliendoli così dalle loro consuete devozioni personali o dal loro assopimento abituale. Questo discorso di Paolo VI è anche una interessante testimonianza storica di quanto avveniva, secondo lui, durante le messe. Ed è la testimonianza di qualcosa giudicato come un problema che avrebbe giustificato la riforma della messa nel modo da lui deciso. Cosa accadeva nella messa precedente? Tutti erano rivolti verso la terna altare, tabernacolo, croce. Il prete, davanti a tutti, faceva le sue cose. Credo che almeno un paio di volte leggesse delle letture bibliche rivolto verso il popolo. Mentre il popolo sostanzialmente guardava, talvolta era chiamato a rispondere, a volte stava seduto, altre in ginocchio. Tra parentesi, devo dire che non ho mai visto una messa preconciliare. Tuttavia, per quale motivo dal V secolo fino al 30 novembre 1969 la messa era andata bene così com'era, producendo i santi, le missioni, ma anche tutte le altre cose avvenute all'interno della civiltà cristiana, come la filosofia, il progresso scientifico e tecnologico, le guerre e la rapacificazione dalle guerre, l'illuminismo, la democrazia, eccetera. Come ha fatto la messa a funzionare presso il popolo per 15 secoli, il quale sembra che semplicemente la guardava, chi associandovi delle devozioni personali, chi assopendosi? Come ha fatto? La causa è banale, ma per nulla presa in considerazione. La messa aveva sempre funzionato e nessuno aveva mai percepito come un problema che il popolo semplicemente vi assistesse passivamente, perché fino ai primi decenni del XX secolo nelle chiese non erano presenti i microfoni. Sono stati i microfoni a dare la possibilità al celebrante, per la prima volta nella storia, di poter parlare continuamente all'assemblea. Così, negli anni 60, i microfoni erano dati per presenti in ogni chiesa e probabilmente i liturgisti hanno pensato che se durante la messa fosse avvenuto una specie di colloquio tra il celebrante e i fedeli, allora gli uomini comuni
avrebbero trovato più interessante entrare in chiesa. Ed effettivamente questo era un ragionamento corretto. Tuttavia, Paolo VI non si è limitato ad ammodernare la messa per suscitare una maggiore partecipazione del popolo, come era negli obiettivi del documento conciliare. Infatti, Paolo VI non ha semplicemente aggiunto il microfono alla solita messa, che aveva funzionato per 15 secoli, e non ha tradotto in lingua nazionale alcune parti che, grazie al microfono, potevano risultare interessanti per i fedeli, ora che erano in grado di ascoltarle, e così distoglierli dalle loro consuete devozioni personali o dal loro assopimento abituale. No, Paolo VI ha completamente stravolto la messa precedente e il documento conciliare per ottenere un risultato presso i protestanti. In nome dell'ecumenismo cristiano a tutti i costi, ossia generando una contraddizione tra gli insegnamenti cattolici bimillenari e la loro pratica nella nuova messa. Prosegue. Ci dobbiamo preparare a questo molteplice disturbo, che è poi quello di tutte le novità che si inseriscono nelle nostre abituali consuetudini. Sì, insomma, sono delle piccolissime novità, quisquilie, a cui semplicemente abituarsi, senza farsi troppi problemi e soprattutto senza fare troppe critiche. Poi, prepararsi ai cambiamenti. Che cosa fare in questa speciale storica occasione? Innanzitutto, prepararci. Ossia, sarà bene che ci rendiamo conto dei motivi per i quali è introdotta questa grave mutazione. Non è più una novità, è una grave mutazione. L'obbedienza al concilio. Lui ha obbedito al concilio, la quale ora diviene obbedienza ai vescovi che ne interpretano e ne eseguiscono le prescrizioni. Per fortuna che i vescovi non hanno fatto come Paolo VI, ossia non hanno riscritto i documenti del concilio come a ciascuno piaceva che fossero stati scritti. Qualcuno certamente sì, Più avanti. È la volontà di Cristo. È il soffio dello Spirito Santo che chiama la Chiesa a questa mutazione. Dobbiamo ravvisarvi il momento profetico che passa nel corpo mistico di Cristo, che è appunto la Chiesa, e che la scuote, la risveglia e la obbliga a rinnovare l'arte misteriosa della sua preghiera, la liturgia. L'altro motivo della riforma: associare in maniera più prossima ed efficace l'assemblea dei fedeli, cioè la partecipazione attiva dei fedeli. Buon proposito. Il passaggio alla lingua parlata. Qui è chiaro, sarà avvertita la maggiore novità, quella della lingua. Non più il latino sarà il linguaggio principale della messa,
ma la lingua parlata. Per chi sa la bellezza, la potenza, la sacralità espressiva del latino, certamente la sostituzione della lingua volgare è un grande sacrificio. Più avanti. Perderemo grande parte di quello stupendo e incomparabile fatto artistico e spirituale che è il canto gregoriano. Invece questo era vietato dalla Sacrosanctum Concilium. Però i protestanti non parlano il latino e quindi detestano i canti in latino. Non poteva esserci una messa parlata in lingua volgare e poi cantata in latino. Doveva essere eliminato il canto gregoriano. E prosegue. Abbiamo sì ragione di rammaricarci e quasi di smarrirci. Che cosa sostituiremo a questa lingua angelica? È un sacrificio di inestimabile prezzo. E per quale ragione? Che cosa vale più di questi altissimi valori della nostra Chiesa? La risposta pare banale e prosaica, ma è valida, perché umana, perché apostolica. Ossia, vale di più l'intelligenza della preghiera che non le vesti seriche e vetuste di cui essa s'è regalmente vestita. Ossia, vale più il significato anziché la lingua utilizzata. Vale di più la partecipazione del popolo, di questo popolo moderno, saturo di parola chiara, intellegibile, traducibile nella sua conversazione profana. E continua. Adesso Paolo VI fa un esempio dicotomico, cattivissimo e buonissimo. Se il divo latino tenesse da noi segregata l'infanzia, la gioventù, il mondo del lavoro e degli affari, se fosse un diaframma opaco, dunque se fosse un ostacolo, se tenesse lontano delle cose, invece che un cristallo trasparente, noi, pescatori di anime, faremmo buon calcolo a conservargli l'esclusivo dominio della conversazione orante e religiosa? Se il latino fa danni, dovremmo utilizzarlo? No, è meglio la lingua volgare. Ma chiude con un contentino. Più avanti, eccolo. Ma del resto il nuovo rito della messa stabilisce che i fedeli sappiano cantare insieme in lingua latina, almeno le parti dell'ordinario della messa, e specialmente il simbolo della fede e la preghiera del Signore, il Padre nostro. Un piccolo contentino. 1, 2 e 3. Tre piccoli contentini. Allora, innanzitutto, la presunta ignoranza del latino nella messa non aveva fatto problemi per almeno i 1000 anni precedenti. In quanto una volta ascoltate 15-20 messe, poi le successive sono identiche alle precedenti. Accade anche oggi quando si va a vivere in un paese straniero. Inoltre qui Paolo VI sembra che sia rimasto all'analfabetismo popolare degli inizi del 1900. Perché nel 1969 la scolarizzazione obbligatoria